Ciao a tutti, belli di casa e ben ritrovati come sempre la mia cucinetta piccoletta, ma piena di mo! Oggi andiamo a fare la matriciana, la ricetta super originale, stavolta nessuno può dire niente perché la ricetta è stata depositata dal comune di Amatrice e quindi io l'ho ripresa e rifatta passo passo. Ci sono alcuni passi che io in passato avevo detto che non si dovevano fare e invece mi hanno smentito e chiedo scusa pubblicamente. Almeno, se uno si accorge di aver sbagliato, mostriamo un po' di intelligenza e ammettiamolo. Andiamo a vedere che cos'è che ci va e io credevo di no. Allora, iniziamo con una bella padellonza. Mettiamo un cucchiaio di olio, anche di meno, un cucchiaino di olio. Perché ci va, ragazzi? Ci va. Mettiamo il guanciale, così. Con una padella che parte da fuoco medio-basso, il guanciale deve sudare in totale tranquillità, non deve essere mai aggredito, perché sennò io aggredisco voi e la cosa non va, non funziona, non può andare. Mettiamo del pepe, perché ci va, e facciamo soffriggere in tranquillità. Dopo un minuto scarso già si inizia a vedere lo scioglimento del grasso del guanciale che accompagna l'olio extravergine, il pepe che sale su alle narici, ragazzi, è buonissimo. Fate incroccantire bene il guanciale e lui vi ripagherà con tutta la sua gioia e il suo sapore. A questo punto un altro elemento che viene sempre criticato da tutti e che secondo tutti, anche me compreso, non ci andava, e invece ci va, sbagliavamo, ragazzi. L'importante è saperlo ammettere. Il vino bianco, una bella sfumata di vino bianco, ragazzi miei, guardatela qua. Guardate, a contatto col grasso del guanciale si crea un'emulsione quasi cremosa, quasi gioiosa, e l'odore che sale su. Oh, Dio mio! Una volta evaporata la parte alcolica, andiamo a rimuovere il guancialotto, bello croccantopoli, e lo mettiamo da parte, ce lo lasciamo da parte per dopo, per momenti più felici. Però non lo tolgo tutto. Andrebbe tolto tutto quanto, ma io non lo tolgo tutto. Un pochino lo lascio, vedete? Lo lascio un pochino qui dentro, giusto la presenza, per far capire che comunque lui è il padrone. Adesso andiamo a mettere i pomodorini o i San Marzano o i pomodori pelati, questa è libera scelta, ragazzi. Pomodorini belli maturi, belli rossi, dolci, che ci piacciono e che ci danno un bel sughetto che non te posso dire. Mettiamo dentro, alziamo leggermente la fiamma, non tantissimo. Mettiamo un pizzichino di sale, perché comunque c'è il pecorino, c'è il guanciale, ragazzi, col sale andate piano piano. E poi metto anche un peperoncino, perché oltre al pepe ci va il peperoncino. Facciamo cucinare a fiamma media tutto quanto insieme fino a che non si crea un bel sughettino. Allora, ragazzi, l'odore è pazzesco, è buonissimo. Guardate il pomodorino a fuoco basso, quindi anche una ventina di minuti fatelo cucinare a fuoco basso, ma guardate poi che esce fuori, guardate che bella crema che è uscita fuori, mamma mia. Poi per chi non ama la pellicina, si può togliere la pellicina, ragazzi, prendete una pinza e la togliete una alla volta, o potete frullarli se volete. Io lascio tutto così, a me onestamente non me ne può fregare di meno della pellicina, perché io mangio tutto quanto. Però per i palati più difficili vi ho dato il consiglio giusto, secondo me. Guardate che bella crema, spettacolare e super dolce, perché i pomodorini danno una dolcezza incredibile. Col guanciale, il peperoncino e il pepe esce una bomba, e ancora manca il pecorino. Aspettiamo le mezze maniche. Alla fine mia moglie mi ha convinto a togliere le pellicine. Vabbè, togliere le pellicine se siete come mia moglie, ok? Per quanto riguarda il sale nell'acqua, vale lo stesso discorso della cacio e pepe e della carbonara. Un pizzichino, perché c'è il pecorino e il guanciale. Quindi andate piano, perché potrebbe poi risultare un po' troppo sapido il risultato finale. Allora, ci siamo quasi. La pasta è al dente. Come sempre la passo
nella salsa gli ultimi 3-4 minuti di cottura e insieme mi porto un mestolino di acqua di cottura con l'amido e tutto. Questa fase, lo ripeto, si fa sempre a fuoco alto perché il pomodoro deve entrare nella pasta. Quindi facciamo cucinare la pasta nella salsa così che la salsa si imbottisce e va dentro alla pasta. Quando mangerete il mezzo rigatone, mezza manica, chiamatela come volete, voi sentirete la salsa dentro alla pasta. Guardate, fatta con i pomodorini sale su un odore che sembra quasi che state facendo delle ciambelle. È un odore così dolce, così buono, con il vino, il guanciale, il peperoncino. È veramente speciale, veramente speciale. Quindi ringrazio il comune di Amatrice per aver depositato la ricetta e aver tolto tanti tanti dubbi a tutti. Adesso si spegne la padella, ultimi saltini. Guardate qua che robetta, guardate che robettina, mamma mia che roba, ragazzi. Vado a mettere dentro il pecorino, dentro la padella, quindi la prima grattugiata di pecorino la metto in padella, così a me piace da morire perché il sugo si va ad insaporire ulteriormente con un altro ingrediente che è appunto il pecorino romano. Mamma mia che bellezza. Messo il pecorino romano vado a mettere la metà del guanciale, così, e salto tutto. Faccio incorporare il formaggio con il guanciale insieme alla pasta e guardate qua, guardate che bel risultato cremoso, godurioso. Madonna, ma come si fa a non mangiare la matriciana? Ora la matriciana è talmente buona che non c'è bisogno di un impiattamento particolare, no? Si va dalla padella direttamente al piatto, così. Ah, guardate come scende. Ah, che godimento che è. Poi si mette ulteriore guanciale, perché e allora di che stiamo a parlare? E poi un'altra spolverata di pecorino, così, madonna mia, guardate come si scioglie col calore della pasta, il pecorino si lega da Dio. Questa non la tocco più, chi vuole può mettere altro pepe sopra, secondo me sta benissimo così com'è. Allora cucciole di Amatrice, guardate qua che robetta, guardate di cosa stiamo parlando, di una pasta super cremosa, super goduriosa, col pecorino, il guanciale peperoncino e la dolcezza dei pomodorini. Mamma mia, questo è un piatto top. Allora guardate qua che bel piattino, guardate qua, questa è veramente arte. Ecco perché un piatto come questo è arrivato dall'altra parte del continente, ragazzi. La matriciana la conoscono in tutto il mondo. Va ad accompagnare la carbonara, la bolognese e altre paste molto molto famose. Ma questa è quella che io preferisco. Veramente ottima. Mamma mia. La dolcezza dei pomodorini è fondamentale secondo me. È veramente una goduria delle papille gustative. Non c'è altro modo di spiegare sta ricetta qui, perché veramente è porno food. E poi una volta che inizi non puoi fermarti, e infatti io vi saluto, alla prossima. Muah!